Mamma mia, ragazzi, eccolo qua, eccolo qua. Signore e signori, 4-1, Napoli batte Cesena per 4-1. Questo si è fatto vincere la partita, nessun altro. Lui si è fatto vincere la partita, stiamo perdendo. Carlo Avino da Sky urlava di mettere qualche amuleto, no? E io l'ho messo 4-1, un Napoli, oddio, un Napoli spettacolare, signori miei, dovuto anche ad una traversa clamorosa, 24esimo minuto di Gargano su una deviazione. Mamma mia, che Napoli, signori miei, che Napoli, un Napoli spettacolare. Ho voluto anche iniziare con un pizzico di ironia, con la canzone carinissima, aggiungi un posto a tavola, evidenziando anche questo inusuale orario delle 12:30, orario assurdo anche, soprattutto ora che fa caldo. Insomma, Napoli rivoluzionario con Cribari, Ebra, Sosa, senza Cavani, senza il nostro fenomeno. Cribari è stato anche mostruosamente bravo, a parte l'errore sul gol del Cesena, incredibile. Dopo un poco tempo Napoli giocava un po' statico, però sicuramente il problema avevamo fatto molto meglio noi, ma Cribari, i tifosi che eravate scettici quasi come fosse l'ultimo arrivato, chiedete scusa, che ha fatto una partita straordinaria, signore e signori. E inoltre è espulso anche Mazzarri nell'occasione di questo episodio. Complimenti comunque a Cesena, che si vedeva bene gli spazi, benissimo, pazienza, grande, insomma, ha fatto una buona partita. Giunica, dove al primo minuto del secondo tempo ha fatto un'azione strepitosa, dobbiamo forse commettere un po' di più dopo tutti i calci d'angolo che abbiamo avuto, signori e signori, ma questo è un Napoli che a me fa impazzire, signori e signori, questo è un Napoli che a me fa impazzire. Io sono veramente, ho la pelle d'oca, dobbiamo ringraziare lui, ho la pelle d'oca, perché signori e signori, è entrato Cavani, ecco a cosa serve il turnover è importantissimo, è entrato Cavani ed è cambiata la partita, signori, è entrato Cavani bene la partita. Mamma mia, ragazzi, veramente ha fatto due gol pazzeschi, due gol assurdi. No, ma non ha segnato, ma non penso che ha segnato. Io mi giro intorno, tifosi di YouTube, amici di Paradiso Napoli, ma Cavani ha fatto questa doppietta. Io veramente, signori e signori, sono veramente entusiasta di questo Napoli, sono entusiasta perché ha cacciato gli attributi, tutto rispetto per il Cesena, ma non meritavamo affatto di perdere. Il Napoli ha dimostrato di essere il Napoli, di essere quella squadra tosta, quella squadra da battere, e sicuramente il Napoli ha meritato anche quei fantastici tifosi che sono accorsi fino a Cesena. Signori e signori, Cavani ha fatto un gol pazzesco, ha fatto due gol pazzeschi, signori e signori, è un fenomeno, è un campione, e io non finirò mai di ringraziare questa società che ha comprato veramente, signori e signori, un campione. E io voglio anche ringraziare la società, e questa è una cosa che voglio fare con tutto il cuore, per aver ceduto Fabio Quagliarella alla Juventus per Cavani. Questo ed altro, Cavani è un campione, ha fatto veramente di tutto, ha fatto impazzire il Cesena, signori e signori. Questo veramente è Paradiso Napoli, è l'insegna di Cavani. Cavani è un campione, è un fuoriclasse. Grazie Napoli per aver ceduto Quagliarella, grazie Napoli per aver acquistato questo campione assoluto, signori e signori. Non uno, non due, non tre, non quattro, poteva essere anche cinque. Un Napoli spettacolare, amici. Oggi è Cesena, dove ha perso il Milan. Non serve comprare Ibrahimovic, non serve comprare Robinho, serve comprare anche Cavani, Lavezzi, con Amsic, con Ebra, con Sosa. Questo è Napoli che a me piace, è un Napoli sicuramente spumeggiante, a volte ripeto statico, ma Napoli che comunque ha concretizzato 4 volte, e sicuramente era impensabile pensare un Napoli appunto che concretizzasse per ben 4 volte con un Lavezzi che si è scrollato da dosso la sfiga, ma poi ha continuato con Amsic, rigore per me che non c'era, ma ricordo anche ovviamente il fallo di Cribari su Cribari nell'occasione dei gol con il Cesena, poi anche la traversa e le occasioni comunque che abbiamo sprecato nel corso della partita, dove veramente c'era un tiro bersaglio anche addosso al portiere del Cesena, e poi signori e signori entra lui e ti risolve una partita. Io allora mi alzo veramente e mi inchino praticamente al signore e signori. Lui è il Matador Cavani, è un grandissimo giocatore che stava a Palermo, poverino, portiamolo a Napoli, facciamoci sentire tutto l'uno di Napoli.
Napoli e col suo aeroplanino, vi ricordate la Montella, forse anche meglio, col suo aeroplanino ci sta facendo volare lassù in classifica, dove tutti ci danno per spacciati. La risposta proviene proprio da lui, da Edison Cavani. 4-1, 4-1, 1, 2, 3, 4, tutti a casa quelli del Cesena, 1, 2, 3, 4, a casa quelli del Cesena. Sì signori, è stata una gioia immensa, conteniamoci un po', ma è stata un'emozione immensa. Allora aggiungiamo un posto a tavola, no? Che c'è un amico in più, come dice la canzone che appena abbiamo, che abbiamo aperto questa puntata di Paradiso Napoli, ma anche che chiuderemo con la stessa canzone. Aggiungi un posto a tavola, visto ovviamente l'inusuale quanto pazzesco orario di mezzogiorno e mezzo, soprattutto ora che fa comunque caldo. Allora aggiungiamo un posto a tavola, dai, tifosi napoletani, una tavola bandita da Giugo, una tavola bandita di un cibo spumeggiante, sicuramente una tavola bandita di entusiasmo, colmata da 6 milioni di tifosi sparsi nel mondo che hanno all'unanime brindato per una grande, grandissima vittoria del Napoli. È la dimostrazione che in trasferta abbiamo quella marcia in più che ci manca allo stadio San Paolo, sperando di poterla lì ritrovare, quella marcia che abbiamo avuto appunto a Genova, l'abbiamo avuto oggi a Cesena e speriamo che l'avremo, ed obbligo che deve essere così ovviamente anche nelle prossime partite, perché Paradiso Napoli ora sta per finire, anzi finisce qui a malincuore. Potrei stare tutto il pomeriggio a raccontarvi una grandissima partita, la partita del Matadore, ma ricordo che per approfondimenti sulla Serie A, Serie B, calcio italiano e resto, interviste esclusive e tanto altro ancora, visitate www.comagna.it. In onore del gemellaggio vi invito anche a vedere i video degli anti-Inter, il link del loro, sono troppo euforico, e ovviamente come tutti i posti sparsi in Italia nel mondo, del loro canale, comunque lo metto alla destra di questo video. Paradiso, 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 e sono 4, Paradiso Napoli, finisce qui, prossimo appuntamento veramente a Napoli-Roma, insomma veramente sarà una partita straordinariamente galvanizzante. Napoli-Roma, una partita da mille e una notte, metaforicamente parlando, una partita da prendere, perdere o insomma da tutto o niente. Speriamo che Napoli avrà tutto e che la lupa possa inchinarsi a quelli che oggi si sono dimostrati veramente dinamici, gladiatori, e quelli che oggi si sono dimostrati insomma giocatori che difficilmente si arrendono. Noi vogliamo quel Napoli con un pizzico ovviamente di spinta in più, meno statico, molto sciolto, perché signore e signori abbiamo battuto la Sampdoria, abbiamo battuto il Cesena, e perché no non battere la Roma? Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non parli.